Anche Loreda Mutino partecipa al progetto di Poste Italiane e noi ci siamo. È stato un grande successo che Poste Italiane, soprattutto l'Aulus, la fondazione che è nata da 2 anni di Poste Italiane, ha inserito gli orfani e i nostri orfani delle vittime di Rigopiano in questo progetto che accompagnerà con un sostegno economico, ma anche un percorso formativo che può accompagnarli, diciamo, fino all'età adulta. Oltre alla sensibilità, ecco, c'è stata questa generosità che sicuramente ci dà un po' più di tranquillità, nonostante il dolore che comunque resta per la perdita dei genitori. Un sostegno da parte di Poste Italiane, dei progetti che possono portare avanti il futuro di questi ragazzi. Allora, per i minorenni che vanno ancora a scuola ci sarà il sostegno soprattutto nelle spese scolastiche o comunque nei soggiorni di studio per fare attività sportiva o vacanze e formazione. E comunque, ecco, per i più grandi ci sono diverse possibilità come i tirocini, formazione e lavoro, frequentare l'università, l'aiuto in eventuali start-up che vogliono intraprendere. Quindi, ecco, ci sarà un'attività di mentoring e ogni ragazzo avrà un progetto personalizzato che per il momento è per 2 anni, quindi ci saranno continue valutazioni. L'amministrazione comunale sarà da garante affinché il progetto venga svolto nella maniera migliore possibile. Come comune di Loreto Prodino ha aperto un conto corrente, sappiamo che partecipa alla solidarietà per questi ragazzi che sono rimasti orfani. Certo, sin dai primi giorni abbiamo ricevuto tante telefonate da chiunque, sia in Italia che dall'estero, ma soprattutto sotto la spinta di cittadini e di associazioni loretesi, abbiamo trovato la maniera per aprire un conto presso la filiale di Loreto Prodino della Banca Popolare di Bari e troveranno chi volesse sul sito del Comune le coordinate bancarie sia dall'Italia che dall'estero. Approfitto sin d'ora di ringraziare chi generosamente aiuterà questi piccoli orfani.